Con le immagini montate da Pierluigi Bonelli andiamo al sesto minuto. Attenzione, da Totti per Cassetti, la sua conclusione termina sul fondo primo piano per Cassetti. Si vede anche il Cagliari con Fini defilato sulla fascia destra, il suo tiro cross, Arthur mette il pallone in calcio d'angolo. Andiamo al diciassettesimo, Totti ispira Vucinic, la sua conclusione che va a sbattere sul palo alla sinistra di Marchetti, grande opportunità per Vucinic, rivediamo la conclusione dell'attaccante giallorosso. Ci prova anche Daniele Conti, palla che si spegne sul fondo, poi attenzione De Rossi per Vucinic, posizione regolare, buono il controllo ma Vucinic sbaglia, non inquadra lo specchio della porta, poi Vucinic chiede il calcio di rigore per questo contatto con Pisano, Trefoloni fa proseguire, ma guardate cosa fa Totti, davvero gran gol per il capitano giallorosso di esterno sinistro, gol dell'1-0, siamo al 39esimo, l'assist è di Vucinic e poi il gran tiro di Totti, quinto gol in campionato per Totti, poi la Roma in contropiede con Sissigno, il suo diagonale, Marchetti mette il pallone in calcio d'angolo, siamo al 45esimo, Totti colpo di testa di Vucinic, gol di Baptista ma su segnalazione dell'assistente Papi, Trefoloni annulla, rivediamo materiale comunque per la moviola di Carlo Longhi, eccolo qua la posizione di Baptista. Ed eccolo qui anche Panucci che prende il posto di Juan, entra acqua fresca al posto di Larribey. Andiamo al 13esimo, la punizione di Daniele Conti è davvero un capolavoro, è il gol del pareggio, esulta Daniele Conti ed è così imperturbabile a bordo campo Papà Bruno. Rivediamo il gran gol di Conti. C'è la reazione della Roma con il tiro di De Rossi, Marchetti mette in calcio d'angolo, ma attenzione in contropiede, con Cossu per Jeddah, porta praticamente spalancata ma non riesce ad inquadrarla e a mettere dentro Jeddah. 23esimo, Totti chiede il rigore ma la palla va sulla schiena di Conti, sul capovolgimento di fronte è Jeddah che piazza la botta vincente, gol del 2-1, siamo al 24esimo, rivediamo. Con Jeddah che la piazza, Arthur non ci arriva, ma la Roma è arrembante comunque con Vucinic dentro, la rovesciata di Perrotta e del gol del 2-2, protestano questa volta i giocatori del Cagliari verso Nicolai, rivediamo colpo di testa di Totti, poi Perrotta mette dentro, 2-2, ora la Roma ci crede, entrano anche Menez e Montella con il cross di Totti, pallone che tocca la parte superiore della traversa. 42esimo, finale convulso con il gran tiro di Perrotta che sfiora il palo alla sinistra di Marchetti e poi siamo all'ultimo assalto con prima ci prova Montella, poi Vucinic, gol del 3-2, esulta Vucinic, si spoglia, un'esultanza molto molto forte anche verso i tifosi giallorossi che lo avevano un po' beccato per tutto il secondo tempo. Comunque Roma batte Cagliari. Partiamo dalla fine, cosa racchiudeva quell'esultanza? No, tutto quello brutto che ho fatto durante la partita, perché ho giocato una partita veramente brutta. Poi sono stati bravi i miei compagni che mi hanno sostenuto e dire di non preoccuparmi, perché veramente gli devo dire grazie. Poi alla fine è arrivato il mio gol e lì ho trovato una gioia immensa. Sì, purtroppo non ci siamo riusciti, penso che quando riesci ad andare in vantaggio soprattutto all'Olimpico contro una squadra come la Roma devi comunque sapere comunque gestire il risultato, non è facile, non si poteva pensare di venire qua e giocare e fare 4-5 gol alla Roma, ecco. Cioè, siamo addirittura andati in vantaggio però purtroppo non siamo riusciti a gestire nel migliore dei modi il vantaggio e abbiamo subito secondo me troppo e abbiamo arretrato, è chiaro quando dai il campo a giocatori come quelli della Roma alla fine prima o poi li paghi. Quinta vittoria consecutiva, prosegue questa rincorsa al quarto posto, però oggi tanta fatica. Sì, sì, è una squadra in forma, una squadra che ha fatto grandi risultati nell'ultimo mese e mezzo, lo sapevamo, diciamo che l'abbiamo presa subito bene la partita, l'abbiamo fatta subito nostra. E poi i problemi sono nati da quel gran gol che ha fatto Daniele Conti e lì non ci può far nulla, non c'è organizzazione che tiene, non c'è schema, non c'è stato di forma, insomma quando uno fa gol così basta, bisogna battergli le mani e purtroppo la reazione non è stata proprio ordinata, siamo andati tutti un po' avanti e si rischia anche di perdere queste partite. Noi abbiamo l'imposizione di vincere le partite, abbiamo l'imposizione per lottare per grandi traguardi sempre e di conseguenza bisogna avere poi quell'attitudine,
quella ricerca, ecco. Per quanto riguarda lo sviluppo, poi per il gol, se è in campo attaccanti può darsi che succeda più facilmente. Purtroppo non si è riusciti più gli ultimi 10 minuti a ripartire o in quel momento lì a chiudere la partita. Poi è normale, avevi di fronte alla Roma che in quel momento lì aveva 4 punti in campo. E ci vuole anche un pizzico di fortuna che sicuramente oggi non abbiamo avuto.